Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Sono contento del risultato, come ho detto in conferenza stampa prima della gara. Per noi è una partita fondamentale, non ci siamo nascosti nel dire che ci tenevamo in maniera più delle altre partite, perché si dice sempre che ogni partita è uguale, ma non è proprio vero, perché questa aveva un valore di classifica molto alto. Abbiamo vinto a Trieste, abbiamo vinto qua, quindi abbiamo staccato la nona a 4 punti con 2-0 per noi, credo che sia veramente tanto. È stata una partita solida, dove per 30 minuti, 32 minuti abbiamo fatto la miglior difesa forse del campionato. Poi abbiamo avuto un calo negli ultimi 8 minuti, forse perché eravamo troppo sopra, forse perché loro non avevano più niente da perdere, hanno fatto dei canestri più facili, siamo un po' innervositi, questo non deve succedere. Ne parleremo un po' con la squadra per mantenere un distacco adeguato quando c'è la fine della partita. In questo momento, da qua fino a mezzanotte, fino a domani mattina, ci godiamo la sesta vittoria su 7 gare. Useremo domani per fare un po' di terapie, che per ritirare un po' il fiato, perché mercoledì c'è una partita che potrebbe addirittura darci il primo posto matematico in Champions League, con una squadra secondo me composta oggettivamente da campioni di altissimo livello, e quindi vedremo, saremo così bravi anche mercoledì di riuscire a mettere il primo posto in Francia. Domande? Prego. Senza microfono. Sì, vai così. Coach, due cose. La prima, avete raggiunto i primi due obiettivi, diciamo, di percorso che potevate raggiungere. Ora comincia il girone di ritorno, è cominciato stasera, quindi il calendario vi rimette di fronte tutte le squadre. L'infermeria si è svuotata. Sembra un po' un rinizio di una nuova stagione, da un certo punto di vista, insomma. Finalmente giocate al completo, rincontrate tutti e due obiettivi li avete già messi da parte. E l'ultima cosa, ma a mo' di battuta, ma la miccia per innescare Panther, ormai l'hai scoperta fra un tempo e l'altro, oppure c'è una formula particolare, perché cambia veramente tantissimo spesso. Beh, intanto devo dire che quello che ho detto già sabato in conferenza, l'allenarsi in tanti, allenarsi con quasi tutti, ti porta ad avere un'intensità notevole. Io non credo che la difesa fatta oggi sia dovuta solo allo stimolo dell'importanza della partita. Io credo che sia anche una settimana, una decina di giorni di lavori molto intensi, dove si è potuto alzare un po' la difesa, i contatti, la pressione, senza aver troppa paura di fare un metro troppo lungo piuttosto che troppo duro. Ricordiamoci che manca Cornu, questo per me non è poco, perché ancora nelle rotazioni sto ancora cercando la migliore soluzione. Io penso che Kevin, noi ci abbiamo in testa di quando si accende e quando meno, ecco, ce lo teniamo per noi e cercheremo di far sì, e stiamo cercando di far sì che ci sia sempre delle situazioni che lo possono far tirare in ritmo in questa maniera. Non siamo stati bravi nei primi 10 minuti, loro sono stati molto bravi a raddoppiarlo, poi abbiamo un po' diversificato i giochi d'attacco, migliorando le spaziature, mettendolo in alcune posizioni dove loro andavano ad aiutare il roll a lungo, che sono stati bravi a beccarlo, e chiaramente poi dopo è bravo lui a far canestro. Prego.
potrebbe essere Paiola il sostituto di Toni in questo momento? Sì, beh, in effetti stiamo un po' cercando di dare un po' più a Cappelletti il ruolo del playmaker, un po' più a Alessandro Paiola il ruolo un po' più della guardia, anche proprio per una struttura fisica di questo aspetto, dove lui comunque riesce a contrastare, cioè Cappelletti, Alessandro è stato molto bravo secondo me sotto molte situazioni, però nell'ultimo quarto è entrato pur difendendo discretamente, si è marcato due gomme in faccia, un fallo perché non sovrastava fisicamente. Ecco, ogni tanto noi ci sono degli avversari che facciamo un po' fatica a marcarli sotto quell'aspetto. Ecco, Paiola invece riesce un po' più a contrastare questo aspetto. Adesso noi stiamo venendo da una serie di partite molto positive. Lo aspetto però anche David per avere poi anch'io la capacità di allenare meglio, per far sì di non avere all'interno dei 40 minuti dei vuoti, perché anch'io ogni volta devo trovare delle situazioni che sono prestabilite pre-gara, ma magari non quello che avevamo sempre provato in tutti gli allenamenti o quello che proviamo, che abbiamo come idea nel condurre proprio la partita. Poi una conclusione su Moreno in partita e in allenamento. Scusa? Sì, io credo che ci saranno un bel contributo in due aspetti. Uno, in attacco con questo short roll, dove lui poi è bravissimo a passare la palla una volta che prende sui raddoppi palloni e li innesca tutti. Amat, Filippo hanno sbagliato 3-4 tiri con i piedi per terra apertissimi proprio grazie a questo movimento e hanno anche fatto dei canestri. In difesa oggi è a rimbalzo. Sia lui che Kravic sono stati molto consistenti, hanno preso 22 rimbalzi in due e hanno fatto una ventina di punti, adesso non so. Sì, 21. 21 punti, però c'è una consistenza in area molto 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 grossa. Io credo che Yannick, anche se poi dopo quando glielo chiedi non si capisce, fa mezze facce, abbiamo un pochino le gambe pesanti con questi allenamenti molto intensi che stiamo facendo, è arrivato, l'abbiamo buttato sul del campo, l'abbiamo fatto allenare con grande intensità, si è allenato anche più degli altri perché doveva provare 5 contro 0 una serie di giochi e situazioni che non avevo il tempo di fare con la squadra, forse è leggermente sovraccarico, però direi che l'idea di quello che ci serviva proprio come squadra, di quello, il bisogno della squadra, lui lo sta proprio così, diciamo è perfetto sotto questo aspetto, sta proprio facendo quello che noi avevamo bisogno, poi lo può far meglio, poi dopo dobbiamo anche noi trovarlo meglio, poi però dobbiamo tappare un po' spalla canestro, poi sul short roll, poi sul lato debole, poi al rimbalzo, poi al chiuso l'aria. Ecco, all'inizio del terzo quarto ha fatto due errori difensivi su troppa aggressività sul pick and roll laterale, dove non avevamo pronta rotazione perché dovevamo contenere. La comunicazione può ancora migliorare con lui, però direi oggettivamente che è un bel corpo e sa giocare. Sicuramente sapevamo in settimana che sarebbe stata una partita molto difficile, l'abbiamo preparata molto bene, anche da un punto di vista fisico sapevamo che loro avevano un giocatore così atletico come Mosley, e vedo qua che i rimbalzi li abbiamo veramente gestiti bene, quindi è un dettaglio molto importante. Difensivamente credo siamo andati molto meglio rispetto a tante partite che abbiamo giocato in campionato, abbiamo imposto il nostro ritmo in attacco, quindi credo sia veramente un'ottima prova stasera e credo anche che se non avessimo magari staccato un pochino la spina negli ultimi minuti avremmo potuto celebrare una vittoria con un più ampio margine. Domande? Prego. Ecco, dopo 4 mesi ormai di vita con la Virtus vissuta sia in Italia che in Europa, quindi con la doppia esperienza, dove pensi di essere cresciuto di più dal punto di vista tecnico, quindi allenandoti con professionisti e anche mentale, e dove invece hai, scoprendoti, capito che devi ancora migliorare? Allora, la mia risposta è difensivamente credo di essere migliorato molto ed era uno degli obiettivi con cui era partito all'inizio dell'anno.
ma allo stesso tempo devo ancora migliorare. Quindi diciamo, partendo da una base non sufficiente, magari piano piano sto facendo degli step verso l'alto, ma dovrei ancora migliorare su questo aspetto. Poi questa sera sono contento perché sono riuscito a mettere un po' anche i miei compagni, quindi anche se onestamente con Panther a un certo punto era veramente facile, bastava passare la palla e smettere il ritmo da solo, però sono contento, appunto, speriamo di continuare lavorando molto in questa direzione. Beh, dal punto di vista fisico? Dal punto di vista fisico mi sento bene. Lavoro quotidianamente con il nostro staff medico per tenere sotto controllo la situazione ginocchio e devo ringraziare sicuramente i nostri fisioterapisti e Carlo Voltolini, che conoscevo da Siena, e stiamo continuando veramente a lavorare in maniera ottima e quindi sì, fisicamente è molto bene. Sai che Matte ha parlato molto spesso del rapporto che ha con te, della gestione che sta usando con te, invece tu cosa puoi dirci della gestione del tuo allenatore, come ti sta utilizzando, come sta comportando con te? Ma io sono arrivato ad agosto qua che non avevo un ruolo ben preciso in questa squadra, nel senso che dovevo comunque recuperare, riassaggiare un po' il campo, quindi sapevo bene che ogni minuto dovevo conquistarmelo e diciamo il mood è sempre lo stesso, ogni volta che il coach mi manda in campo cerco di fare il meglio possibile per la squadra e quindi ogni minuto in più ogni sera è un qualcosa di stimolante per me che mi spinge sempre a far meglio. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.